dire che onestamente dopo il secondo set, nella quale abbiamo perso un pochettino di lucidità, i ragazzi hanno avuto una grandissima reazione e devo dire che sono molto molto felice e contento per loro, per l'allenatore, per i ragazzi che comunque hanno dato tanto per questa partita e si sono meritati la vittoria uscendo da un momento in cui eravamo sotto 2-1, e quindi sono molto soddisfatto per loro. Questa vittoria sicuramente ci dà un pochettino più di serenità, è chiaro che i nostri problemi in questo momento non sono ancora risolti, ma devo dire che hai detto bene, in questo momento forse con un po' di più tranquillità addirittura potevamo portare a casa un risultato migliore. Però sono stati veramente bravi a uscire da un momento nel terzo set in cui eravamo sotto 2-1 e riprendere in mano la partita. Sono contento per Simone che ha fatto MVP, Parodi, perché questa sera ha giocato molto bene. Sono contento per Andrea Sant'Angelo che arrivava da un periodo nella quale comunque ha avuto anche dei problemi fisici, e quindi sono contento per tutta la squadra, ma in particolare per loro due. Questa settimana ci siamo visti, siamo stati un po' insieme, ho cercato di portare un po' di tranquillità ad un ambiente che in questo momento sentiva una pressione magari importante addosso, quindi devo dire che la settimana è andata bene, ma i ragazzi lavorano sempre molto bene in settimana. Se posso permettermi, probabilmente in questo momento noi andiamo a giocare contro Lagonegro e contro Ravenna e penso che dobbiamo affrontare la settimana e queste due partite senza vergognarci, come se fosse una sfida salvezza, nel senso che dobbiamo imparare che questo campionato è così, vinci e sei su, perdi e ti ritrovi giù. Penso che le prossime due partite saranno importanti, perché questa tranquillità che abbiamo acquisito oggi sarà importante non perderla e giocare bene nelle prossime due partite in modo tale da staccare un pochettino quella zona che è brutta. In una società come questa ci sono i soci, ci sono gli sponsor, e ringrazio tutti e due questi attori, perché comunque in queste settimane ci sono stati molto vicini e non hanno fatto mancare il loro supporto. I tifosi hanno avuto, secondo me, è stato molto civile la loro diciamo, chiamiamola protesta, hanno iniziato poi anche a tifare, sono tifosi, quindi anche loro hanno un ruolo all'interno di questo movimento, e se non sono contenti dei risultati ci sta che facciano i tifosi. Questi due punti sono anche per Claudio Gazzara, no? Che è stato ricordato a inizio partita. Sì, grande Claudione. È stato un po' un colpo alla fine dell'anno, ecco. E niente, sì, e sono per lui, sono sicuramente per lui.